Nonostante il maltempo, non sono mancati gli espositori con le loro bancarelle all'appuntamento che ha coinvolto Rezzato a Pasquetta. Erano presenti molte bancarelle che hanno proposto i loro prodotti. Ad intrattenere il pubblico hanno collaborato varie attrazioni, tra cui clown, acrobati, trucca bimbi, una caricaturista e musica dal vivo del gruppo Bottle of Rock. A rallegrare la giornata di festa se ne è occupata anche la cantante Viviana Lanfranchi, che ha proposto i suoi pezzi in dialetto bresciano. Oggi proponiamo dei salami nostrani, del formaggio nostrano, delle polpette, della frittata e dei grissini artigianali fatti dal nostro panificio. Ma noi abbiamo portato il nostro pirlo, che è particolare rispetto agli altri, c'è l'ingrediente segreto. Vi abbiamo portato del ginseng e dei prodotti un po' particolari. Oggi ci sono tutti i prodotti per la casa, come le Yankee Candle, tutti i cuoricini profumati. Di bigiotteria. Vendiamo t-shirt personalizzate con stampe anche volendo a piacere, potendo scegliere tra le vostre preferenze oppure quelle già esposte, che sono tutte in offerta a 10 euro. Abbiamo preparato delle salamelle alla griglia del formaggio fuso che vi invitiamo a assaggiare e il volontariato di protezione civile Monte Regogna. Allora, oggi appunto potrei proporre anche far assaggiare la classica formagella di Collio, che è un formaggio molto delicato, molto buono, il nostrano della Valtrompia, dopo essendo Pasqua naturalmente non può mancare il salame, che è tutta roba di nostra produzione, la classica rubiolina, la rubiolina bresciana, il primo sale per chi vuole mangiare magro. Sono in attività, le dico, da 60 anni. E di conseguenza penso di essere una delle rarità di Rezzato, ecco. Guarda, io il mio negozio è in via Matteotti e dalla Nazionale andando verso la stazione. Vendo appunto elettrodomestici, articoli da regalo, un po' di tutto, televisori e roba varia. Guarda, facciamo prodotti biologici e DOP del territorio della Valtenesi. Partiamo dai vini, che è il Chiaretto. Facciamo un Garda rosé spumante, un groppello e un Valtenisi rosso facendo l'appassimento delle uve. Poi facciamo l'olio DOP biologico, sempre della zona della Valtenisi, e è un olio fantastico, ha dei sensori veramente particolari ed è molto ricercato per la tipicità del prodotto. Vendiamo abbigliamento donna, comunque a stock. E prevalentemente privilegiamo il prezzo basso in questo periodo, è un po' il, come dire, il gusto.